Da Roma ci spostiamo a Milano perché si parla di città più interconnesse nel capoluogo lombardo, ma ci spiega tutto Sabrina Manfroi. È grazie all'Expo che Milano, già la città più smart d'Italia, potrà diventarlo ancora di più. Una città cioè intelligente, collegata da wifi, attenta all'ambiente. Ne sono convinti gli esperti riuniti in una tavola rotonda promossa da Asso Lombarda, dalla rivista Spegna. La rivoluzione digitale, sottolinea il direttore generale della Rai Gubitosi, presentando tre filmati realizzati da Rai Expo, comincia nelle scuole. La Rai sta preparando un progetto comprensivo dopo tanti esperimenti che abbiamo fatto, che noi chiamiamo Manzi 2.0, dal nome del famoso maestro Manzi degli anni 60, appunto con la quale vorremmo affiancare lo sforzo del Ministero dell'Istruzione, in più generale del Governo, di digitalizzare le nostre scuole e l'istruzione dei ragazzi. La sfida principale, commenta il presidente di Asso Lombarda, Gianfelice Rocca, è trovare un metodo per far diventare sistema quelle che sono già delle eccellenze lombarde, come le università e la sanità. Per darvi un'idea, abbiamo 100 banche dati che non si parlano fra di loro. Allora è difficile fare la città intelligente se non facciamo parlare i nostri centri di comunicazione. Chiude i lavori il ministro Martina, che si chiede se, di fronte a una sfida così ambiziosa, il post-Expo debba lasciare spazio a uno stadio piuttosto che a qualcosa che abbia maggiormente a che fare con l'innovazione. L'importante, secondo me, è far scattare adesso una discussione che corrisponda, diciamo, alla potenza, all'importanza che quell'area ha dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, dell'innovazione che può ospitare anche dopo i 6 mesi. E a proposito